Io al mondo dell'astrologia mi sono avvicinata casualmente perché quasi 20 anni fa mi è stato regalato l'oroscopo personale, un regalo graditissimo perché io, come probabilmente tante donne, anche forse tanti uomini, siamo sempre andati a leggere l'oroscopo sul giornale del proprio segno, però è una cosa ben diversa avere l'oroscopo personale. Per la prima volta ho incontrato un'astrologa che mi ha interpretato questo mio cielo di nascita, dandomi poi le caratteristiche di umanistiche, quindi caratteriali. L'abitudine all'astrologia è stata pressoché immediata, avendo poi avuto un rapporto, avendo iniziato questo rapporto prima con una professionista astrologa che poi si è trasformato in profonda amicizia, noi ogni anno facciamo una chiacchierata su quello che sono i miei 12 mesi successivi. Io sono nata ad aprile e abitualmente questa chiacchierata la facciamo qualche mese prima. Lo scorso anno io avevo avuto un'indicazione che probabilmente mia madre avrebbe avuto un calo di salute che si è verificato, cioè è stato seguito poi da un intervento. Questo è una cosa dell'ultimo periodo, piuttosto che qualche anno prima c'erano delle indicazioni che comunque vedevano interessato la mia carriera e anche quelle si sono verificate proprio anche nei tempi, anche situazioni che riguardano un'amica, anche lei aveva dei problemi personali che però si sarebbero risolti entro un periodo e anche quello si è verificato. Quindi direttamente o indirettamente io ho potuto riscontrare in questi anni che insomma l'astrologia ha delle basi molto serie, soprattutto se viene fatta da professionisti. Per me l'astrologia è sicuramente uno strumento per trovarmi preparata ad affrontare gli eventi dell'anno, siano essi positivi o negativi, comunque preparata. Quando ho conosciuto il Tai Chi è stato più di 15 anni fa, un bel po' più di 15 anni fa, con un'amica. Entrambe per motivi diversi cercavamo soluzioni per lavorare sul corpo. Facciatrice e insegno teatro. E allora ero in cerca anche di qualche cosa che mi potesse aiutare per il mio lavoro, con la voglia di avere più flessibilità nel corpo, più possibilità di movimento e che però non c'entrasse niente con il teatro. Mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto scoprire, delle possibilità. E probabilmente ne scoprirò ancora, tanto è un lavoro che dura fino a che non usciamo da questa vita. Il Tai Chi mi ha conquistata subito, come si dice a pelle, questa cosa mi piace, ma non è stato amore a prima vista, perché cominciassi a sentire che mi interessava e che poteva essere utile a me e anche a quelli che stanno intorno a me, visto che non siamo da soli su questa terra, ci è voluto un bel po' di tempo. I benefici che traggo da questa pratica, sono molteplici. Magari esco senza lavarmi i denti, ma non senza fare Tai Chi. Essendo una pratica quotidiana è come mettere in moto la macchina, non so, d'inverno la macchina, a meno che non siano dotati di questi sistemi di riscaldamento, eccetera, così bisogna tenere acceso un pochino il motore prima e parto. E
È importante per far partire la giornata, per farla partire con il piede giusto, per lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo il giorno prima, la notte, ho dormito o non ho dormito, è come una specie di rinnovamento, come dire mi sveglio in un certo modo e il Tai Chi può servire per dire ecco, sono pronta. Forse può significare poco la parola sono pronta, per me significa molto, perché poi le giornate di solito si passano, ah ma devo fare questo, ah oh madonna mi sono arrivata, pronta vuol dire che ho abbastanza sotto controllo la mia giornata. Quello che sento mentre pratico Tai Chi è un po' quello che ho già detto, è un progressivo risveglio, ma non dice faccio ginnastica, mi sono svegliata, sono tutta incartata. È proprio un risveglio lento di quello che naturalmente si è addormentato. Questo sento, un risveglio che non è solo fisico, ma è soprattutto mentale. Un risveglio e una pulizia, meglio di una doccia. Di sicuro ha contribuito tantissimo a farmi essere più presente, a ricordarmi chi sono, da dove vengo, dove vado. Non c'è bisogno di tappetini, incensi, tute particolari, è un lavoro su di sé. Ogni giorno la pratica prende dai 40 a 50 minuti, se dipende in generale dalla velocità, però siccome la tendenza è a giocare un po' sulla lentezza, un po' sulla velocità, ma più nella direzione della lentezza. Diciamo che 50 sono abbastanza uno standard, ecco. Dopodiché la pulizia è fatta. Io consulto l'astrologa ogni volta che devo comunque prendere una decisione importante nella mia vita, ma le faccio un esempio. Io anni fa ho comprato una casa al mare e volevo fare il rogito il giorno con tutti gli aspetti astrali favorevoli, per cui ho deciso con l'astrologa il giorno del rogito. È andata bene. Della casa mia di vacanza, per cui è andata benissimo. No, ecco, questo per dire, ma io so anche di persone che ricoprono dei ruoli aziendali di altissimo livello, che nel momento in cui devono prendere decisioni ad altissimo livello consultano gli astri, è meglio averli a favore che non contro. Io prima di andare dal dentista consulto l'astrologa, anzi quando magari ho dei lavori importanti mi faccio segnalare i giorni sì o i giorni no, perché ho avuto un'esperienza negativa, sono andata dal dentista tantissimi anni fa per una banalità e ho avuto una notte con un mal di denti perché è scoppiata una pulpite che è forse il dolore più forte in odontoiatria, e quindi parlando poi con la mia astrologa mi ha detto il giorno peggiore che tu potessi scegliere era proprio quello. Io ignara di tutto, anche quando devo andare dal dentista ovviamente faccio un confronto, preferisco farlo come dicevamo per altre cose in momenti più tranquilli. Io ritengo di essere una privilegiata ad avere la possibilità di avere delle anticipazioni, ma che non sono quelle sui giornali generaliste, sono quelle personali, per cui il mio oroscopo è diverso da suo e da tanti altri, per cui quello che magari va bene a me adesso non va bene a un'altra persona sempre adesso. Sono sincera, per l'astrologa non ho mai speso nulla.
perché il primo oroscopo mi è stato regalato, successivamente tra me e questa astrologa è nato un rapporto di amicizia, ma forse oltre, ecco. Niente, io le faccio dei regali come faccio a mia sorella, a una mia cara amica, perché di fatto lei è una cara amica, o forse la sorella maggiore, ecco. Anche questo programma lo puoi rivedere quando e dove vuoi su Odeon Web, la web